Non tutti i forni crematori sono stati fatti esplodere dai nazisti prima di scappare, ma uno di questi è stato fatto esplodere da una squadra di prigionieri, di ebrei, proprio perché il 7 ottobre del 44 si era deciso di fare una rivolta. Ho cercato di pensare a come riuscissero a sopravvivere, visto che andavano a mangiare del pane secco e una minestra piuttosto acquosa con patate marce, e ho pensato come riuscissero a sopravvivere al freddo e a lavorare così tanto dalla mattina alla sera senza mai fermarsi. La cosa che mi ha colpito di più di questa esperienza è stata l'incontro con le uniche due testimoni, le uniche due sopravvissute, le sorelle Bucci in Italia. La Blokova, non sappiamo per quale motivo, le aveva prese a ben volere e aveva detto loro che i nazisti sarebbero arrivati nel campo e avrebbero posto loro una domanda, se volevano rivedere la loro madre. E questi avrebbero dovuto rispondere di no. Le due sorelle ce l'hanno fatta, hanno detto di non voler rivedere la madre, anche se questo non era vero, e motivo per cui sono qui oggi e motivo per cui noi abbiamo avuto la grande fortuna di incontrarle. Vi erano comunque delle piccole ribellioni da parte dei prigionieri, come ad esempio quella che possiamo notare nella scritta all'ingresso del cancello di Auschwitz, ovvero Arbeit macht frei, dove un fabbro, mentre montava la scritta, ha montato la B al contrario, ovvero con l'occhiello più piccolo rivolto verso in basso. La cosa che più mi ha colpito di questo viaggio è sentire una storia riguardante un padre francescano che riuscì a compiere un gesto di umanità nonostante il luogo in cui si trovasse. L'umanità non le apparteneva. Quest'uomo offrì la sua vita in cambio di un'altra persona che disperato voleva ritrovare sua moglie. Per assurdo, quest'uomo sopravvisse e morì a 96 anni e passò tutta la vita con sua moglie che ritrovò. La cosa che mi ha colpito di più del viaggio ad Auschwitz è stata nel blocco 23, un'area dedicata completamente ai disegni dei bambini che raffigurano persone incastrate nei fili spinati, oppure l'entrata di Auschwitz-Birkenau, oppure dei cadaveri trasportati nel bosco. Oltre agli ebrei sono stati deportati anche molti Rom e Sinti, poiché considerati una degenerazione della razza pura. Uno fra questi fu Hugo Ollenreiner, un bambino che a soli 10 anni fu deportato e costretto a subire gli esperimenti del dottor Mengele. Adesso Hugo è sopravvissuto e abbiamo avuto la fortuna di riuscire a sentire la sua testimonianza e capire quanto fosse crudele il dottor Mengele.